C'era una volta un uomo di nome Mosè, un uomo chiamato a compiere un destino straordinario. Nato in un momento di grande paura e oppressione, Mosè crebbe sotto il regime che temeva la crescita del suo popolo. Ma il destino aveva in serbo qualcosa di straordinario per lui. Ma prima di continuare questa narrazione, iscriviti al canale ed attiva la campanellina delle notifiche per non perderti altri video come questi. Da giovane, Mosè fu salvato dalle acque del Nilo e cresciuto come figlio adottivo del faraone. Tuttavia, a un certo punto della sua vita, scoprì le sue radici e il suo legame con il popolo ebraico oppresso. Sentì il richiamo della sua vera identità e del suo scopo nella vita. La storia di Mosè è la storia di una trasformazione da un uomo impaurito a un leader potente. La sua avventura inizia quando, dopo aver ucciso un egiziano per difendere un compatriota, Mosè fuggì nel deserto, temendo per la propria vita. Ma è proprio lì, nel deserto, che iniziò la sua incredibile trasformazione. Mosè incontrò Dio sotto forma di un roveto ardente che non si consumava. Da quella fiamma ricevette una missione divina: liberare il suo popolo dalla schiavitù egiziana. Inizialmente, Mosè esitò, sentendosi inadeguato per una tale impresa. Ma Dio gli promise la sua guida e il suo sostegno. Armato di fede e coraggio, Mosè affrontò il faraone e chiese la liberazione del suo popolo. Tuttavia, il faraone resistette e il popolo ebraico soffrì ancora di più. La strada verso la libertà non era facile, ma Mosè non si arrese. Attraverso il deserto, attraverso prove e tribolazioni, guidò il suo popolo con determinazione. Nel proseguo del viaggio nel deserto, la narrazione biblica rivela le 10 piaghe inflitte all'Egitto, segnando una serie di miracoli divini destinati a convincere il faraone a liberare il popolo ebraico dalla schiavitù. Queste piaghe culminano con la tragedia della morte dei primogeniti egiziani. Dio ordinò a Mosè di dire agli ebrei di sacrificare un agnello e di cospargere il sangue sulla parte superiore e sui due stipiti delle porte delle loro case. La notte prima della piaga, Dio passò per l'Egitto e uccise ogni primogenito maschio, sia uomo che animale. Le case degli ebrei, che erano state segnate con il sangue dell'agnello, furono risparmiate. Questo nuovo evento induce finalmente il faraone a concedere il permesso di partire agli israeliti, sotto la guida di Mosè. Dopo essere usciti dall'Egitto, il popolo guidato da Mosè si ritrova di fronte al Mar Rosso, ostacolo apparentemente insormontabile. In un atto di potenza divina, le acque del Mar Rosso si aprono, consentendo agli israeliti di attraversare a piedi asciutti. Questo miracolo sancisce la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egiziana e simboleggia la protezione divina durante il loro viaggio nel deserto. Mosè, il profeta e conduttore del popolo ebraico, si incammina verso le vette del monte Sinai. Il suo cuore pulsante di aspettativa e la sua anima aperta all'incontro divino, Mosè si avventura in una salita fisica e spirituale. Attraverso le impervie pendici del monte, l'ascesa di Mosè diventa una metafora della ricerca umana di connessione con il divino, con il desiderio di avvicinarsi alla saggezza divina. Sulla cima del monte Sinai, avvolto da nuvole spesse e tuoni possenti, Mosè entra in un dialogo diretto con Dio. In questo momento solenne, la voce di Dio risuona nell'aria, proclamando i 10 comandamenti. La rivelazione di queste leggi fondamentali diventa un faro di moralità e guida spirituale per il popolo ebraico. L'atmosfera di questo incontro divino è permeata da una sacralità che si riflette nell'ascolto attento di Mosè, la cui figura si piega sotto il peso di una conoscenza divina che plasmerà il destino del suo popolo. Non solo Mosè riceve i 10 comandamenti, ma anche un complesso sistema di leggi e istruzioni dettagliate per la costruzione del tabernacolo. Questa struttura sacra sarebbe stata il luogo in cui la presenza di Dio avrebbe dimorato tra il popolo ebraico durante il loro pellegrinaggio. Le istruzioni per il tabernacolo sono una testimonianza della cura divina nei minimi dettagli, simboleggiando l'importanza della sacralità e della devozione nei rituali di culto. Nel culmine di questo incontro divino, Mosè scende dal monte Sinai portando con sé le tavole dei 10 comandamenti e la conoscenza divina,
Il popolo, rispettoso e timoroso, accoglie Mosè come portatore della volontà divina. Le tavole rappresentano il patto sacro tra Dio e il popolo ebraico, sottolineando la responsabilità collettiva di seguire i comandamenti divini. Mentre Mosè si avvicina a Dio sul monte per ricevere istruzioni divine, il popolo, impaziente e privo di fede, si lascia sedurre dalla tentazione dell'idolatria. In assenza di una guida visibile, la loro fede vacilla e decidono di plasmare un vitello d'oro per adorarlo. Questo atto di ribellione provoca la rottura del legame divino, simboleggiato dal peccato e dall'abbandono degli insegnamenti divini. Mosè, discendendo dal monte, viene colpito dalla visione del popolo che si è allontanato dalla retta via. La sua giusta indignazione lo spinge a rompere le tavole dei 10 comandamenti, simbolo della rottura del patto tra Dio e il suo popolo. La punizione segue rapidamente, dimostrando la gravità del peccato e la necessità di rettificare il rapporto con il divino. Mosè, tuttavia, si erge come intercessore tra il popolo e Dio. Con umiltà e cuore contrito, implora il perdono divino per la trasgressione del popolo. In questo momento di misericordia, Dio rinnova l'alleanza, riaffermando la sua guida e il suo amore per il suo popolo errante. L'intercessione di Mosè diventa un ponte tra la giustizia divina e la possibilità di redenzione, dimostrando la forza della preghiera e della compassione. Mosè, continuando a guidare il popolo nel deserto, invia 12 esploratori per valutare la terra promessa. Tuttavia, a causa della mancanza di fede e della paura seminata dagli esploratori, solo Giosuè e Caleb ritornano con un rapporto di fiducia. La mancanza di fede collettiva porta a una condanna. Il popolo sarà costretto a vagare nel deserto per 40 anni, simboleggiando il prezzo della mancanza di fiducia in Dio e l'incapacità di abbracciare la promessa divina. Ma prima della visione della terra promessa, metti un bel like se il video ti sta piacendo e supporta il canale con un commento. Alla fine della sua vita, Mosè sale sul Monte Nebo e contempla la terra promessa. Dio, in un atto di grazia, gli mostra la terra che non potrà mai varcare. Mosè, dopo aver compiuto la sua missione, muore e viene sepolto da Dio. Questo atto finale simboleggia il passaggio di un grande leader, il cui contributo alla storia del popolo ebraico è eterno, anche se non potrà vivere per vedere la realizzazione completa delle promesse divine. La sua eredità e il suo insegnamento vivono attraverso la storia del suo popolo. In questa narrazione, il Monte Sinai diventa un ponte tra il terreno e il divino, un luogo in cui l'umanità e la divinità si intrecciano. La rivelazione dei 10 comandamenti e le leggi del tabernacolo sottolineano l'importanza di vivere secondo principi morali e spirituali, mentre il tabernacolo stesso diventa un luogo tangibile della presenza divina. La storia del Monte Sinai è intrisa di significato, un richiamo eterno alla ricerca della saggezza divina e all'adesione ai comandamenti che guidano il cammino spirituale dell'umanità. La storia di Mosè ci insegna che, anche quando ci sentiamo inadeguati o spaventati di fronte alle sfide della vita, possiamo trovare la forza interiore per superarle. La sua storia è un invito a scoprire la nostra vera identità e a abbracciare il nostro scopo con coraggio.